Interagire con i ragazzi e sensibilizzarli sui reati minorili e sulle loro conseguenze. Questo è l'obiettivo principale del convegno Minori autori di reato e mediazione penale minorile, tenutosi presso l'Istituto Ferrari di Battipaglia. Un'occasione di confronto fra istituzioni, forze dell'ordine e mondo della scuola, finalizzata alla creazione di un terreno comune sul quale agire per prevenire determinati fenomeni. Io ricordo che nella relazione finale che ho dovuto presentare al Consiglio regionale, alla Giunta, ho dovuto sottolineare che la Campania ha il triste primato di essere la prima regione dove abuso, maltrattamento e violenza sono all'ordine del giorno e quindi gli autori di reato, almeno per i minori, la Campania ha questo indice molto alto. In questo senso allora vi è un autore di reato, ma vi è anche una vittima, e credo che in questo momento l'attenzione che dovremmo prestare noi tutori dei minori, garanti dei diritti, è quella appunto di spostare il focus non tanto o non soltanto sull'autore di reato, di cui appunto l'ordinamento giudiziario se ne vede a competenza, quanto di più sulla vittima che subisce questo reato. Noi riteniamo che la mediazione penale minorile possa essere lo strumento che, inserito nei contesti di un procedimento penale, giudiziario penale, possa favorire la responsabilizzazione da parte del reo del danno commesso e ovviamente un ristoro, seppur non proprio gratificante, quello alla vittima che riterrà appunto che il reo ha compreso il danno che ha fatto e che quindi gli chiede il perdono su questa cosa. Superiamo così la logica del castigo che in genere è quella o della vendetta, che in genere è quella che si vuole, che la vittima vorrebbe rispetto al reato. La Regione Campania è stata una delle prime regioni che ha legiferato in materia di bullismo e di cyberbullismo, ha anticipato di qualche mese addirittura anche l'intervento statale, proprio perché ha attenzionato un fenomeno che ormai è diventato un fenomeno sociale e generazionale, che colpisce in maniera indifferenziata i nostri ragazzi, perché non hanno più punti di riferimento. Ed è importante parlare ai nostri giovani per sensibilizzarli, perché il problema è culturale, cioè la matrice di fondo di ogni fenomeno, che sia esso il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere, ha un'unica matrice, è culturale. Diciamo che è una lezione speciale, proprio perché ci siamo resi conto che tante volte i ragazzi commettono dei reati senza accorgersi che i loro comportamenti integrano delle fattispecie penali, per cui siamo qui proprio a far capire quali possono essere le derive di un comportamento che va verso un'azione penale e quali poi possono essere i rimedi. Proprio è del 14 dicembre 2018 la direttiva del Garante nazionale per l'infanzia e la adolescenza, che riguarda la mediazione penale minorile, il restorative justice. È uno strumento questo che l'Italia dovrebbe immediatamente porre in essere, non in via sperimentale così come viene fatto oggi dalle procure e dai tribunali di tutta Italia, ma rientrare a pieno titolo nel procedimento penale minorile.